Io ho avuto la notizia da parte della Guardia di Finanza di Ragusa di essere coinvolto in questa inchiesta che già da un paio di anni era in corso, devo dire. Io sapevo anche di altre compagnie che erano state nel frattempo non a Ragusa, a Catania, a Palermo, sono state già coinvolte. Io pensavo di non, no, speravo, cioè pensavo non, no, di non essere coinvolto. Poi invece, sono stati i primi di febbraio del 2014, mi arriva la notifica di questa inchiesta nella quale ero stato inserito anch'io, e per cui a quel punto poi di conseguenza notizie che sono uscite non so come sono state pubblicate in tutta la Sicilia e forse anche, anzi sicuramente anche sulla stampa nazionale. E io ritengo che ci sia stata, quando con l'avvento dell'amministrazione Crocetta, c'è stato l'assessore allora ai beni culturali che ha dichiarato, diceva, diciamo, si diceva che c'erano delle cose che non andavano, che c'erano dei fondi che erano utilizzati in malo modo, eccetera, eccetera. Perciò, probabilmente da queste dichiarazioni da parte della regione poi sarà partita un'inchiesta, perché noi abbiamo avuto due capi di imputazione. Una è questa per spettacoli fantastici non fatti e un'altra per non aver versato contributi. Questa cosa non l'abbiamo capita subito. Né io né, diciamo, né lo studio legale che mi ha seguito, perché in effetti si parlava di documenti non genuini. Ora, che significa non genuini? È falso? Non c'era scritto che è falso. È manomesso? Non c'è scritto che è manomesso. Cioè, allora abbiamo dovuto aspettare che il giudice, come si chiama, il rappresentante del tribunale, il GIP, non so come Sì, così, esatto. se ha dovuto specificare quali erano le accuse vere. E sono state praticamente due. La prima era di non aver effettuato spettacoli, a questo, e la seconda di non aver versato tutti i contributi che noi dovevamo versare. Cosa le è rimasto di tutta questa storia? Dando una grande gioia di esserne uscito, e poi un rammarico diciamo, per questi giorni di angoscia, di nottate senza. Cioè, come dire, notato in bianco, senza poter riuscire a capire cosa sarebbe successo dopo, che cosa poteva succedere. I primi giorni sono stato di panico assoluto, pensando che magari da un momento all'altro chissà che cosa succedeva, insomma, non sono stati semplici. Però, diciamo, adesso sono più sereno, sono quasi contento. È stato un bel giorno quando l'avvocato, uscendo dal tribunale, mi ha telefonato e mi ha detto: guarda, è finito tutto.